sollevarsi da questo abisso. Vedo le vite per le quali sacrifico la mia, pacifiche, utili, prospere e felici. Vedo che nell'intimo del loro cuore essi hanno per me un santuario e l'hanno i loro discendenti, generazione dopo generazione. Quel che faccio è certo il meglio, di gran lunga, di quanto abbia mai fatto. E quel che mi attende è di gran lunga il riposo più dolce che abbia mai conosciuto. Mi dispiace tanto. Io l'ho abbandonata. Lei si fidava di me. E io l'ho abbandonata. Posso farti cambiare idea? Sulle tue dimissioni? Sa, quando ha parlato delle strutture che diventano catene, aveva ragione. Io non posso accettare l'ingiustizia. Insomma, nessuno saprà mai chi ha salvato questa città. Lo sanno. È stato Batman. Il testamento del signor Wayne non è stato corretto dopo il ridimensionamento del suo patrimonio, ma vi sono consistenti beni nelle sue disposizioni. Gli arredi della casa devono essere venduti per saldare i debiti. Il resto è stato lasciato interamente ad Alfred J. Pennyworth. La casa e il giardino vengono lasciati alla città di Gotham, a condizione che non vengano mai demoliti, alterati o altrimenti modificati, e che vengano usati per uno scopo e uno solamente: dare dimora e assistenza agli orfani e ai ragazzi a rischio della città. La mia assistente è qui per le disposizioni di minore importanza e le istruzioni. Blake, John. Non c'è niente. Già, provi il mio nome legale. Dovrebbe usarlo sempre. Mi piace questo nome. Robin. Grazie. Perché preoccuparsi del software per la stabilizzazione? Il sistema del pilota automatico è obsoleto. La prego, devo sapere cosa potevo fare per correggerlo. Ma, signor Fox, è già stato corretto. Una patch del software, 6 mesi fa. Controlli l'identificativo. Bruce Wayne. Notizie sull'oggetto mancante? Non ancora. Beh, sarà meglio che controllino dappertutto. Non possiamo dare per perso un filo di perle.